degenerative cancerogene, degenerativa tipo la SLA, quelle malattie autoimmuni che adesso purtroppo sono molto frequenti, oppure le forme cancerogene. Poi c'è una quinta causa di malattia che riguarda le malattie superficiali, cioè quelle più grandi. Sono dovute a fattori psicologici, a diete e all'ambiente. Mangiare in modo squilibrato o fare diete drastiche, voi sapete ad esempio che il dottor Ducan, famosa dieta Ducan, è stato irradiato dalla dei medici, no? Perché con la sua dieta super proteica, sì, faceva perdere 50 kg in un mese, ma e finì al neuro però dopo. Passavano dal neuropsichiatra, perché ovviamente a testa, cioè 50 kg in un mese. Infatti lui è stato irradiato dall'albo dei medici. Oppure possono essere potuti a fattori psicologici, quindi un po' di depressione, un po' di ma mi sembra di non farcela, ma ho bisogno di staccare un po' la spina, insomma, a tutti può capitare, però capitano questi periodi. Però non sono mai da sottovalutare. Che cosa vuole da me questo brutto male? In psicosomatica, dalla MTC, la medicina tradizionale cinese, il lato destro, ma lo avete sentito dire chi mi segue in certe conferenze, il lato destro è in relazione con il maschile, il lato sinistro è in relazione col femminile, quindi il lato destro è in relazione con la figura paterna, marito, compagno, figlio maschio, persone vicine, vero, no? Il prete, il farmacista o il parente del decimo grado, no, stretti. Parte sinistra, mamma, figlia femmina, suocera, moglie, perché è maschio, insomma, quindi ogni, la parte destra è collegata al maschile e la parte sinistra è il femminile. Il tumore maligno al seno destro, il famoso carcinoma, rappresenta la rottura traumatica con una figura maschile, che normalmente è il partner, perché è la figura più vicina. Invece un carcinoma al seno sinistro è un trauma di separazione dalla figlia femmina, perché colpisce le donne, però non è che colpisce l'uomo, quindi è un trauma di separazione dalla figlia femmina. Trauma di separazione non intendo che la figlia si sposa, va fuori casa o va a convivere, perché sennò ce l'avremo tutti, ma morte improvvisa, trauma, tipo, non so, è scappata via, cioè un distacco proprio veloce, senza preparazione prima, un distacco traumatico. Le patologie agli ovali di destra sono legate alla morte di un figlio maschio, anche aborti spontanei. Patologie alle ovali di sinistra, morte di una figlia femmina. Si intende anche, infatti vi metto qua, la perdita di un figlio con aborto spontaneo. Guardate che l'aborto spontaneo andrebbe rielaborato, perché comunque è un figlio o una figlia che la mamma ha portato in grembo. La perdita di questa vita è comunque la perdita di una persona come fosse nata. Sapete, no? Ma al di là di quella che è la religione cattolica, insomma, se un bambino è nel grembo, una settimana, due, tre, cinque, venti, comunque è una vita umana che cresce. La perdita e la morte di un essere umano va rielaborata. Ci sono diversi metodi per rielaborarla. La Santa Chiesa Cattolica celebra la messa, no? In onore dei defunti. Ma sapete che a un certo punto della messa si dice ricordiamo il nostro defunto, allora, per esorcizzare, chiamiamolo così, per rielaborare questo aborto, uno dei metodi può essere questo: far dire una messa con l'intenzione che sia per questo bambino che è perso. Un altro può essere lavorare con la cristalloterapia, ma non ve lo sto qua a spiegare perché è un metodo abbastanza complicato, se ci vuole la persona esperta. Comunque queste rielaborazioni vanno fatte, per quale motivo? Perché altrimenti l'aborto non rielaborato, cioè il bambino perso, si aggancia alla vita successiva.
Cioè, se la mamma resta incinta un'altra volta, questo bambino si aggrappa al nuovo nato e quello che nasce sono due persone in una. Quindi quello che nasce risente l'influenza del bambino che è andato perso. Non so se mi sono spiegata. Lo so, sono cose che non abbiamo mai forse sentito dire o non abbiamo mai pensato. Cioè abbiamo nel bambino nato due figure in una, per cui ci può essere anche l'influenza proprio dell'inconscio di questo essere umano che comunque c'era e può influenzare la vita del bimbo che nasce. Chiaro che nessuno pensa che il bambino che nasce diventa adulto e fa la sua vita, però ha agganciato dietro proprio quest'altra vita, suo fratello o sua sorella che ha perso. E anche per la mamma stessa il trauma andrebbe rielaborato, perché sono cose che possono succedere naturalmente, però nell'inconscio il trauma rimane, il trauma alla mamma resta. L'eccessiva scarica emozionale attraverso il pianto può portare alla formazione di un tumore maligno per esaurimento energetico. Allora, siamo energia. Ci sono delle persone, purtroppo, soggette a forti depressioni che continuano a piangere. Questo può portare ad una scarica energetica, cioè a esaurimento nervoso e quindi a portare addirittura a forme tumorali, proprio perché non c'è più energia, perché il corpo non è più in grado di essere, di reagire. C'è uno scarico energetico talmente forte per cui la persona si ammala. Non parlo del pianto normale, vero? Capiamoci, che non voglio spaventarvi. Parliamo proprio di persone che hanno bisogno di essere aiutate proprio perché sono in depressione, perché il pianto diventa per loro una prassi quotidiana e questo va a lavorare poi sul fisico. La ritenzione emotiva, quindi trattenere emotivamente per la perdita di una figlia, può portare a un tumore benigno all'ovaia sinistra, l'adenoma cistico. Parlo di figlia femmina, infatti parlo di parte sinistra. Quindi trattenere le emozioni, anche la disperazione, se vogliamo, no? Per la perdita di una figlia può portare a tumore benigno all'ovaia sinistra. Mi viene in mente adesso che avevo letto appunto sul libro del dottor Nader Butto, che aveva in cura, cioè le era stata portata una paziente avanti d'età, era sulla sessantina, e le era stato diagnosticato appunto una forma di tumore maligno all'ovaia sinistra, e i medici, insomma i colleghi gliel'hanno fatta vedere, hanno detto guarda dottore per così così e così. Però loro, gli altri colleghi, hanno detto ma che cura possiamo fare, cosa non possiamo fare, insomma 60 anni non sono 20, il ciclo non c'è più, insomma tante cose. E lui la prima cosa che ha detto alla signora è stata ma lei ha perso una figlia? No, dice lei, ma allora lui ribatte, ma parlo anche di aborto. Si dice ho avuto un aborto di una figlia femmina. E lui ha curato la signora senza farmaci, facendo rielaborare il trauma. Questo è uno dei casi. Il profondo desiderio di avere un figlio, senza però averlo, può causare una cisti ovarica sia a destra che a sinistra, perché desideri un figlio, maschio o femmina che sia. Il desiderio di una gravidanza, se percepito come conflitto, può portare al fibroma intrauterino, cioè alla falsa gravidanza. Conflitto intendo che magari all'interno della coppia lui vuole un figlio, lei non lo vuole, o viceversa, per cui lei ha un figlio per accontentare magari il marito. Questo può scatenare, perché è una tu non lo vuoi in fondo, il tuo corpo lo rifiuta. È come una violenza che tu fai sul tuo corpo. Donne che hanno abortito naturalmente possono sviluppare il mioma uterino o fibroma dell'utero, che ha a che fare con la cura di una ferita inferta dal partner.
Quindi donne che possono aver subito aborti spontanei possono sviluppare il fibroma dell'utero. Questo aborto spontaneo bisogna capire a che cosa è dovuto. Può essere una causa organica, ma può essere anche una causa emotiva. E queste sono cose che la persona dice a chi di competenza, non è che lo dice fuori in pubblico, perché sono cose molto private, molto personali. Però la donna sa a che cosa è dovuto questa perdita. Può essere un conflitto con il partner, come dice qua, o una ferita inferta dal partner. Non è la prima donna che ha un aborto spontaneo perché è innamoratissima del marito o del compagno, sa che mentre lei è lì che sta facendo crescere questa vita, lui va a spasso a fare dell'altro. Donne con i seni eccessivamente grandi, parlo di seni grandi, non prosperosi, grandi, esprimono un conflitto continuo con i genitori, in particolare con il padre. Anoressia e bulimia, che sono i due disturbi gravi del disagio alimentare, sono uno squilibrio legato al rapporto con la figura materna, sia per maschi che per femmine. Quindi i due casi estremi di bulimia e anoressia sono legati al conflitto con la madre, sia per il maschio che per la femmina. Di solito soffre di anoressia la femmina, ma può succedere anche il maschio. Io ho in trattamento un ragazzo, 1,83 per 52 kg. Cioè una gamba delle sue e un braccio dei miei. Anzi, io sono anche un precisa rispetto a lui. E c'è un percorso emotivo da fare, perché c'è un conflitto con la madre, un conflitto tuttora in atto. Sono casi gravi. L'altro è la bulimia, il rimpinzarsi di cibo senza controllo. Questi disturbi sono legati a disagi con la figura materna, di disturbo proprio con la figura materna. A volte non sono così palesi, nel senso che la mamma sta magari facendo anche del suo meglio per il ragazzo o per la ragazza, ma c'è questo conflitto in atto e bisogna capire a che cosa è dovuto, perché magari non sempre anche il ragazzo o la ragazza parlano apertamente e dicono oh mamma, ma è per così e così, magari se lo tengono dentro e covando il conflitto possono succedere queste cose. Quindi o uno si rimpinza di cibo per compensazione, perché vuole compensare, e anche qua c'è un rimpinzarsi di cibo dolce, di cibo salato, due spiegazioni diverse. C'è invece chi vuole scomparire, quindi diventa anoressico. Infatti questo ragazzo me l'ha detto più di una volta, lui vorrebbe sparire, si vede, lui vuole sparire, non vuole più essere visibile. Ed è tipico delle persone anoressiche, cioè vogliono togliersi di mezzo, e il mezzo che hanno più a disposizione è il non mangiare, ovviamente. Prolasso dell'utero, collegato alla rene, che esprime la paura, manifesta appunto la paura di perdere una persona cara, normalmente è il partner. Prolasso vuol dire il crollo, ovvero dell'utero. La rene, apparato urinario, sono gli organi della paura, che esprimono la paura, paura di qualcosa. Quindi chi soffre di prolasso dell'utero, di calcoli, di problemi renali, è paura, dominato dalla paura di qualcosa. Di solito paura di perdere una persona cara, una persona che hai più vicino, ma potrebbe essere anche paura di affrontare la vita, paura di affrontare il mondo. I problemi alla vescica sono tipici delle donne molto sensibili nelle relazioni, e questo può influire anche nella difficoltà a rendersi e sentirsi indipendenti economicamente. Ecco, problemi alla vescica tipici delle donne che sono molto molto sensibili nelle relazioni, quindi che nelle relazioni ci mettono tutta se stessa, si fanno proprio coinvolgere. E magari sono persone che fanno anche fatica a rendersi indipendenti economicamente, per cui stanno nella relazione
perché hanno bisogno di chi provvede loro economicamente, ma capite che è un circolo vizioso, è un serpente che si morde la coda, perché si fanno del male. Ne ho viste parecchie di queste persone, eh? Ipermenorrea, perdite ininterrotte o flussi mestruali lunghi e abbondanti, segnale femminile tenuto in ombra, che vuol farsi considerare di più. Una femminilità non fiorita per adesione a ruoli troppo rigidi, quindi soprattutto le ragazze che soffrono di flussi troppo lunghi hanno un femminile tenuto nascosto, tenuto in ombra, perché devono vivere in schemi molto rigidi, drastici, per cui si sentono non sono spontanee, non riescono a far emergere ciò che sono loro, fanno vedere ciò che non è perché devono stare dentro questi schemi rigidi e quindi hanno un flusso abbondante perché da qualche parte la tensione deve uscire. Allora qua io adesso la scorro velocemente perché parlo della colonna vertebrale, la schiena, il rachide, che rappresenta il sostegno, il supporto, la protezione, ma anche il modo di porsi nella vita. Allora, vedete c'è il segno della colonna, sapete che si parte dal lato che sono ferro sulle prime due cervicali e poi si scende fino ad arrivare al sacro, che è sugli ultimi ossicini, la codina viene chiamata, no? Che poi nell'evoluzione qualcosa si è perso. Allora, la colonna vertebrale è il nostro sostegno, infatti chi ha la colonna rotta non cammina. Quindi il nostro portamento, il nostro supporto è proprio la colonna vertebrale. Chiama di schiena, da una parte dall'altra dall'altra, anche lì c'è una spiegazione. Le vertebre cervicali, le prime, sono la zona del pensiero, capacità di fare scelte e prendere decisioni. Quindi dolori a C1, C2, C3, quindi atlante, pistrofeo, sono le prime qua dietro e la terza, possono dipendere da una mancanza di autostima e paura di fare certe scelte. Quindi ho male qua la cervicale, no? Oddio, mi porto il peso sulle spalle, questi pensieri che continuano a confluire. Ho probabilmente poca autostima, ho paura di non farcela. Poi si scende, dolori alla C4, C5, C6, C7, legati alle emozioni, a un senso di umiliazione, quindi sono le vertebre qua sotto, sono legate all'umiliazione. Dolori alle cervicali, quando si piega la testa, sono una situazione vissuta di vergogna, umiliazione e sconfitta, quindi piego la testa e sento che mi fa male, vuol dire che vivo un senso di sconfitta, di umiliazione, di come fosse stata denigrata. I dolori cervicali, quando si gira la testa, sono una situazione che non si vuole guardare. Infatti, quando le persone mi si mettono su un lettino, quando si mettono sul lettino, io non dico niente perché ovviamente non devo dire niente per serietà, per deontologia professionale, tu vedi subito come si coricano. Se sono magari di traverso, più verso destra, più verso sinistra, dove mettono la testa, e capisci dov'è il disagio. Perché magari la testa ce l'hanno più verso sinistra, vuol dire che hanno il disagio a destra. Non lo vogliono mettere a destra perché il disagio è sulla parte destra. E la parte destra è collegata all'emisfero sinistro, alla rappresenta razionale. Se mi mettono la testa a destra vuol dire che hanno il disagio a sinistra, il destro è legato all'emisfero il sinistro è legato all'emisfero destro e quindi alla parte emozionale. Oppure si mettono di traverso, loro non se ne rendono conto, ma io sì. Si mettono sul lettino, no? Hanno magari sono più piegate verso destra, vuol dire che il disagio è a sinistra, quindi tendono a rannicchiarsi verso destra. Oppure si mettono più verso sinistra, vuol dire che il disagio è a destra. E questi sono i miei trucchi, però noi del mestiere lo notiamo subito. Non diciamo niente, però si vede, capisci subito dov'è il disagio. Dolori alle cervicali che vanno fino al braccio dominante, a volte non so se vi è mai capitato il dolore al cervicale che prende anche tutto il braccio, sono la paura di non essere all'altezza delle responsabilità affidate. Poi c'è il colpo di frusta, che è il sentirsi
colpevoli per non aver capito una certa situazione o magari per aver preso una decisione sbagliata. Artrosi alle vertebre cervicali è l'essere sminuiti. Ci sono donne, parlo di donne, che sono state sminuite per anni, sminuite psicologicamente, non vale niente, non sei niente, hanno questa artrosi alle vertebre cervicali. Mancano di autostima perché qualcuno gli dà massacrato. Le dorsali sono la zona degli effetti e comprendono il chakra del cuore, sono queste infatti se girate davanti c'è il cuore. Bruciature nella regione dorsale sono legate a rabbia, a non sentirsi sostenuti sul piano affettivo, quindi male di schiena qua vuol dire proprio che mi sento lasciata sola sul piano affettivo. Invece il dolore tra le scapole è il sovraccarico di lavoro che ci si impone per essere amati e riconosciuti. Guardate che ci sono dei meccanismi perversi, passatemi il termine, dove la persona, in genere è lei, ma può essere anche lui, per essere amata, per essere valorizzata, subisce e accetta delle cose che sono inenarrabili, ma non parlo di botte fisiche, parlo di violenza psicologica. Sono inenarrabili, perché a forza di dire a una persona certe cose, se ne convince, e dopo sviluppa per forza le patologie. E sono persone che non riescono, sono dipendenti dal punto di vista affettivo, non riescono a sganciare, a tagliare il meccanismo. E dall'altra parte c'è invece la violenza continua di tenerle sotto pressione. Dolore a livello dei trapezi della figura può dipendere dalla difficoltà di comunicare agli altri i propri bisogni e il proprio rifiuto per timore delle loro reazioni. Pertanto preferiamo assumerci dei pesi invece di esprimerci o di chiedere aiuto. Quante volte diciamo ma si dai lascia stare, non vado a inviare discorsi e dire niente e dopo il corpo parla, perché non puoi incassare sempre. Certo non è che puoi accoltellare la schiena chi hai in fianco, questo no, però bisogna trovare una via di mezzo. Dolore alla D5, la quinta dorsale, è in relazione a un senso di impotenza nei confronti della sofferenza o della disperazione di una persona cara. Oppure potrebbe essere un senso di colpa perché mi sento di essere la causa di sofferenza di una persona a me cara. Quindi alla D5, siamo proprio qua in centro alla schiena, mi sento impotente verso una persona vicina a me che sta soffrendo e non riesco ad aiutarla. Dolore alla D7 è il centro cardiaco, siamo all'altezza del cuore, mancanza di sostegno affettivo, solitudine, difficoltà a comunicare i propri sentimenti. Dolore alla D7 è il diaframma, dalla parte della respirazione, è legato a sentirsi incompresi e abbandonati. Dolore nella regione dorsale che si irradia perfino al cuore, non so se mi è mai capitato di avere a volte dei mal di schiena che vengono fin davanti, ma che si irradiano alla parte del cuore, è la paura di essere abbandonati un'altra volta. Dolore a tutta la zona dorsale è legato alla paura di non riuscire a fronteggiare la situazione in essere, quindi la situazione presente. Poi ci sono le lombari, vedete che scendiamo, quello di viola, la zona dei bisogni di base, ha a che fare con il sostegno finanziario, con la sicurezza materiale. Allora adesso sorrido, ma per farvi capire, qualche settimana fa mi è venuta in trattamento una signora di una certa età, e dicevo male qua sotto, male qua sotto, male qua sotto, vabbè, dico, si mette sul lettino e facciamo il trattamento. Allora ho detto così, ho un po' di confidenza. Ma ci sono problemi a livello economico? Lei mi guarda e mi fa, come fai a saperlo? No, cioè, il male, allora le ho spiegato che il male qua sotto è il sostegno, ma c'è problemi finanziari, tipo, non so, paura di non avere lo stipendio, paura di non arrivare in fondo al mese, paura di essere senza soldi, proprio il sostegno di base. Insomma, i soldi non fanno la felicità, però essere senza è un po' fatica. Adesso diciamoci, è inutile che andiamo a pedinare le bambole così. Paura di non avere denaro. Allora la L5S1 è
la vertebra, l'ultima, che mi unisce l'ultima lombare alla prima sacrale, la L5, l'ultima lombare, la quinta lombare, all'osso, al sacro. Dolore è proprio qua, si vede dove tanti sono colpiti, questa qua, in quella zona lì, è proprio la preoccupazione di ordine finanziario all'interno della coppia, cioè tra mamma e papà c'è questa paura di non arrivare in fondo al mese, magari c'è la famiglia da mantenere, le bollette da pagare, insomma quello che è quotidianità, lo sapete. Quindi il dolore lì è proprio la paura che manchi il sostegno finanziario, il sostegno materiale. Adesso si sembra che a casa di Dio, ma qua fa un altro lavoro che non arriva in fondo al mese. Poi la parte delle vertebre sacrali sono una zona sessuale. La regione sacrale è unita alle ossa iliache che formano il bacino. Protegge gli organi riproduttori della vita. Le sacrali sono queste, corrispondono proprio al secondo e al primo chakra, che è la zona sessuale, la zona della riproduzione. Sono collegate al bacino, il bacino che serve per contenere poi il feto che si sviluppa. I problemi che riguardano questa zona sono di solito legati ad una svalutazione sul piano sessuale. Anche qua c'è tutto una spiegazione, per esempio certe donne che hanno difficoltà ad avere rapporti col partner perché fa male, perché sono più, come dire, più secche, questa secchezza vaginale, c'è una spiegazione psicosomatica, non è che sia così, nasce così la cosa. Può essere sia perché sento il partner superiore e quindi voglio sbrigarmela in fretta, fa presto, finisce in fretta, o può essere perché, e quindi ho poca autostima, oppure può essere perché sento la persona di fianco a me non è la persona adatta e non riesco a dirglielo. E questa zona, che è la zona più intima, dove proprio c'è il contatto completo, lì c'è proprio l'integrazione di due corpi, è chiaro che io chiudo, rifiuto, perché l'altra persona sento che non è la persona per me. Vertebre del coccige sono la zona della sopravvivenza. Il dolore può essere associato a un blocco di energia o risultare consecutivo a un incidente, a un intervento chirurgico, ad un trauma. Può essere amplificato durante un processo che tende a riparare i tessuti colpiti. La paura e la collera bloccano l'energia della zona colpita. Siamo proprio sul coccige, questa qua parte proprio sotto. Ecco lì, è la zona della sopravvivenza. Nel senso che ho paura veramente che succeda qualcosa per cui non riesco a sopravvivere. Magari sono reduce, come dicevi, di un intervento chirurgico, di un incidente o di un trauma importante. Faccio fatica a camminare, faccio fatica ad alzarmi. Ho paura di non farcela. Prevenzione. Allora, c'è una prevenzione prettamente tradizionale. Pap test, mammografia, pressione arteriosa, colesterolo, triglicerite, tamprama, e c'è, ed è secondo la medicina allopatica, quindi c'è la spirometria, l'elettrocardiogramma per gli sportivi, il PSA, vabbè, questo è per i rimasti, la colonoscopia, la transaminasi, la bilirubina per controllare il fegato, la creatinina, la zootemia, emocromo, glicemia, tutti i controlli prettamente medici, come ce l'è qui in aula presente. Ma c'è anche la prevenzione naturale, che non è purtroppo stare seduti sui coricati su un prato dalla mattina alla sera, non so quanti se lo possono permettere, però mi piaceva la figura, giusto per invitarvi a prendere del tempo per voi stesse. Allora, prevenzione naturale, curcuma, chi fa percorsi alimentari con me, di curcuma ne ha fin sopra i capelli. Però è una spezia che aiuta l'oriente, aiuta l'apparato digerente, cura febbre, dissenteria, problemi al fegato, attiva il metabolismo, quindi ti aiuta a perdere peso. Fate, sono contenta del curcuma, fa schifo, ma perdi peso, pronto, ma te lo devo prendere. Alza le difese immunitarie ed è una panacea, cioè è ritenuta la medicina più completa, il farmaco più completo nella medicina ayurvedica. Poi c'è la curcumina, che è la sostanza contenuta nella radice della pianta della curcuma, che lavora molto sul sistema immunitario,
e si trova anche in compresse. Ecco, per esempio questa si dà a persone, per esempio i grandi obesi, cioè chi deve perdere 60-70 kg, vero? Non che deve perdere il peso della norma. Poi ci sono dei rimedi omeopatici in granuli, per esempio usati per smagliature in gravidanza dovute all'aumento del peso. Ecco, vi faccio vedere i minerali da cui sono presi, il grafites e la calcara fluorica, sono tutte cose naturali, in granuli. Poi c'è la peonia officinalis e l'eruscus, che sono per le emorroidi. E ieri mi è venuta in trattamento una ragazza, mi fa, io non so come dirtelo, mi fa, però, dico, cosa c'è? No, perché era con sua sorella le dice, dai, ma insomma, diglielo alla dottoressa, vero? Cos'è? Fai fatica ad andare in bagno? Sì, mi fa, sei stitica? No, e sua sorella, ma dai, diglielo che hai le emorroidi, che non sei capace di andare in bagno. Molto importante è un'alimentazione sana e corretta. Ridurre il sale per abbassare l'incidenza di malattie cardiovascolari, infatti io consiglio sempre o il sale rosa dell'Himalaya o addirittura il sale integrale, indipendentemente che uno abbia la pressione alta, bassa o normale. Omega 3 per ringiovanire le cellule e l'agopuntura, fa il medico, utile per ridurre le vampate nelle donne in menopausa. Oppure anche per esempio chi soffre di mal di testa si può fare, per l'agopuntura la fa il medico. Consumo di cibi freschi e antiossidanti, frutta e verdura fresca di stagione, possibilmente. Una tazza di acqua calda con limone e zenzero al mattino a digiuno per alcalinizzare il corpo. Un'altra cosa che le do alle persone in percorso alimentare con me, appena svegli, una tazza con spremuto limone, zenzero, che è l'altra spezia insieme alla curcuma che dà vigore, mi serve per ripulire, per alcalinizzare, perché il pH sia basico e quindi perché non ci sia proliferazione di cellule tumorali, perché le cellule tumorali proliferano con un terreno acido, zuccheroso. Invece quando alcalinizzo, alzo le difese immunitarie e sono più forte. Oggi io ho persone che con curcuma e zenzero hanno superato l'inverno senza influenza, che prima dicevano più schifo. Anche a me. Ecco, testimonia. Comunque, acqua, limone e zenzero è una cosa per tutti, che va bene anche se una persona sta bene, proprio per tenere il pH del corpo basico, per alcalinizzare, perché non ci siano, cioè per prevenire eventuali malattie. Uso di integratori, tipo la spirulina, che è un'alga già usata nell'antichità, ed è fonte di nutrienti importanti per la salute. Contiene il beta-carotene, previene lo stress ossidativo, ha delle proteine vegetali, acidi grassi che prevengono l'accumulo di colesterolo, vitamina B12 e vitamine del complesso B, clorofilla, ficocianina e sostanze che depurano proteggendo fegato e reni, ferro essenziale per i globuli rossi. La spirulina è molto completa come rimedio, perché anche tenere il fegato pulito è importante, cioè perché non ci sia sopraggiungere di malattie. Un fegato, una steatosi, cioè un fegato ingrossato, non va troppo bene. Bisogna cercare di tenere il fegato pulito in modo che lavori correttamente. Certo che se uno prende la spirulina e dopo mi mangia carne rossa 7 giorni su 7 in quantità industriali, cioè neanche se ne mangia un camion di spirulina, bisogna un attimo però bilanciare. È come la curcuma, dico guarda che non è che perché prendi la curcuma ti puoi mangiare pasta alla carbonara e tortellini 3 volte al giorno, perché per calare viene anche quella bocca. Però la curcuma, se sei bravo in un percorso alimentare corretto, mi aiuta ad accelerare il metabolismo. Allora, ho qua delle testimonial. La prevenzione a livello mentale e psicologico. Dicevi, ma sei uscita pazza, no? Non ci sono entrata così. Perché c'è una prevenzione anche nella sanità. Il tenersi tutto dentro non sempre prelude a un'esplosione liberatoria. Spesso si tace per vergogna o per disistima e si soffoca la spinta vitale ed ecco che prende campo la depressione. Come vi dicevo prima, non è che dobbiamo accoltellare le persone che abbiamo in fianco perché c'è la discussione in atto, perché sennò ci sarebbe mezzo mondo morto. Però neanche tacere e dir sempre no, sto zitta, perché no, non sto zitta, ti dico quello che ti devo dire,
nelle dovute possibilmente maniere, con la dovuta cautela, però devo anch'io tirare fuori ciò che ho dentro. Dopo ci sono dei momenti in cui è meglio tacere, ma te lo dico due giorni dopo, ma te lo dico. Perché se no si scatena questo. Le conseguenze del trattenersi, eccolo lì, accumuli di rabbia e rancore, e la rabbia non fa bene, rischio di esplodere per poi sentirsi in colpa, quindi rischi di, come il citrato, no? La pendola a pressione, trattenere, proprio quando esplode una bomba, dopo ti senti in colpa perché Dio ha esagerato. Inquinamento di amicizie e vite di coppia. Depuriamoci da amicizie e da persone che ci fanno solo del male. Induzione inconscia negli altri a farsi sfruttare. Cioè io invito le altre persone, ma lo faccio con meccanismi inconsci, a farmi sfruttare, come vi dicevo prima, la dipendenza affettiva. L'altra persona non lo sa decodificare, ma capisce che tu dipendi affettivamente da lei o da lui, e quindi un po' ci marcia. E sono meccanismi contorti. E di questo vi parlerò in particolare il 6 aprile, quando vi inviterò alla presentazione del mio libro, questi meccanismi contorti di ricatto affettivo. Non vi rovino la sorpresa. Quindi non rimuginare e impara a rispondere a tono, cioè vuol dire educatamente. Prendi la parola, afferma le tue idee, soprattutto se sono contrarie all'interlocutore. Ricordatevi che la pecora nera è privilegiata perché dice quello che pensa. Certo, ha pochi amici, però sincera. Anche se non sempre hai la risposta pronta, non ti demoralizzare. Capiterà una seconda occasione per riprendere il discorso, e se no la crei l'occasione. Evita di fare polemiche inutili, vai dritta all'obiettivo, mira il focus. Ci sono delle volte in cui bisogna proprio andare oltre. Quello è il mio focus, quello è il mio obiettivo. Non perdo tempo dietro delle polemiche inutili. Ecco, bisogna distinguere quando è il momento di parlare e quando invece sarebbe soltanto polemica che non serve a niente, e quindi si evita. Anche perché sapete, lo dico a voi come lo dico a me, in questo momento, che l'indifferenza è la migliore paga per chi se la merita. Fai sbocciare il tuo fiore, la tua anima. Dai spazio e corpo desiderio, cerca passione e piacere, fai ciò che ti piace e sblocca l'energia stagnante. Rompi gli schemi rigidi, togliti le solite uniformi e ritrova la tua autenticità. L'anima da sola trova quello che le manca. Guardate che è la mente che ci inganna, ma la nostra anima sa come guarirci, basta mettere a cielo la mente. E occorre dare anche sfogo, spazio, vita a quelle che sono le nostre passioni. Se io ho passione di dipingere, perché non lo posso fare? Se io ho la passione di girare i mobili della casa una volta alla settimana, penso che sia possibile, perché non lo posso fare? Se io ho la passione di farmi i bigolini tre volte alla settimana, perché non lo posso fare? È un dare voce alla propria anima, andare fuori gli schemi rigidi, perché la nostra vita non è soltanto lavoro, lavatrici, i compiti dei figli, marito da tenere a bada. Cioè abbiamo anche una nostra sensibilità che non va tenuta sempre in ombra, va tirata fuori, perché questo l'anima cura, l'anima sa come curarci, è la mente che ci inganna. È la mente che tende a farci stare in certi loop. Ritrova la dimensione pratica. Perdersi in una semplice attività pratica fa attingere risorse infinite, spegni i pensieri e allontana il disagio. Anche il semplice far da mangiare, chi ha passione di far da mangiare in cucina, anche quello è un modo per esprimere se stessi. Mi diceva una signora, mamma di un ragazzo che ho in trattamento, che con una grandissima soddisfazione, che questo ragazzo da quando è in trattamento è molto più aperto, molto più espansivo, suona la chitarra, adesso fa un corso di pittura, ha
attinto le sue risorse interiori e è riuscito a sbloccarle, a tirarle fuori. A volte basta soltanto avere l'input giusto, perché le risorse dentro di noi le abbiamo, ci manca chi magari ci dà la spinta, perché ognuno ha le proprie risorse dentro, basta tirarle fuori. Come affrontare gli ostacoli della vita? Pazienza, prendersi il tempo per mettere a fuoco il problema. Le decisioni prese sull'onda dell'emotività non portano a niente. Presenza, essere presenti, quindi ascoltarsi. Quando si va in crisi, ok, si aspetta un attimo che passi e ci si ascolta. Proprio perché la nostra anima, il nostro interiore ci dà le risposte che cerchiamo. Ci dobbiamo sapere ascoltare e non è facile, perché siamo in un mondo dove siamo continuamente bombardati. La visione, confrontarsi sì con gli altri, ma senza farsi influenzare, cioè alla fine la decisione spetta a noi. Le emozioni che ci abitano provengono dal nostro nucleo e i sentimenti, così come i pensieri negativi, devono poter sbuffare la loro energia. Non controlliamoli troppo e se ne andranno da soli. Dice il dottor Morelli, che è il mio insegnante, no, la scuola di Rizza, che se voi ascoltate qualche blog o l'avrete sentito anche parlare in televisione, quando ci arriva qualcosa di negativo, un pensiero, uno stato d'animo, è inutile che lo combattiamo, è peggio. Dobbiamo lasciare che arrivi, che stia lì, dopo se ne va da solo, perché altrimenti tu lo combatti ed è peggio. Invece va tenuto lì, pian piano, quando è stufo se ne va. Diventa tuo complice e non chiamarti difetti, perché proprio essi ti rendono speciale. Impara ad amarti e a piacerti per come sei. Infatti io mi amo, I love myself, il gatto che si specchia e si vede una tigre. Alziamo la nostra autostima, perché ad abbassarsela ci pensano gli altri. Giusto o no? Siete d'accordo? Quindi, io sono e quando passo mi guardate e mi salutate, perché io valgo. Non io, non parlo io, Federico, parlo a nome di tutti, vero? L'autostima. Autostima, sempre. Perché ogni essere umano vale per come è, vale per ciò che è. Non ci sono persone giuste e persone sbagliate. Ognuno ha i suoi pregi, i suoi difetti, ha le sue qualità. Tiriamo fuori pregi e difetti, perché anche i difetti ci rendono unici. Ogni cosa scorre fluida se ciò che fai corrisponde alla tua natura. Rendi le tue azioni efficaci e non farti guerra da sola. Quindi ascoltarsi e fidarsi delle proprie sensazioni, perché quelle non ingannano mai. La parola chiave è autostima. Non sentirsi sempre sotto esame, liberarsi dall'ansia di dimostrare agli altri chi siamo, perché sono questa, ti va bene, ma se no tirti in là e lei ti guarda, a mia niente. Non abbiamo bisogno di medaglie, ma di seguire ciò che ci è congeniale. La prima cosa da fare è amare se stessi, e tutto viene da sé. E non è egoismo, è sano egoismo. Quando andiamo ai corsi ci dicono sempre: amate voi stessi, e allora anche gli altri vi sapranno amare. Perché se prima non siamo in grado noi di amare noi stessi, non possiamo pretendere che gli altri ci amino. Quando, lo dico tante volte alle persone che ho in trattamento, quando mi guardo allo specchio, di alla persona che vedi che poi tu ti ami, invece di dirlo al marito, al compagno, al cane, al gatto, dillo te stessa. Tu guardi allo specchio tutte le mattine e lì ti amo, perché tu sei la persona più importante della tua vita e sei l'unica persona con cui resterai per sempre e mai nessuno ti abbandonerà. Quindi impariamo ad amarci e teniamo alta l'autostima, perché è la cosa fondamentale che ci fa uscire da qualsiasi loop, che non vuol dire sono brava tutto io, sono bella tutto, no, questo no, questa è arroganza,
Autostima vuol dire amore per se stessi. Io sono questa, valgo per quella che sono, con i miei pregi e con i miei difetti. Chi mi ama mi segua e chi non mi ama è molto grande. Ho finito. Dedicata a donne che hanno subito violenze ma che ce l'hanno fatta da sole.